Il caffè di oggi lo prendiamo con un gradito ospite, Fabio Natta. Grazie, grazie dell'invito, grazie del caffè. Benvenuto. Fabio Natta, sindaco di Cesio, membro della segreteria nazionale del Partito Socialista e responsabile degli enti locali. La notizia del giorno è quella della quadra della coalizione centro-sinistra Movimento 5 Stelle su Ferruccio Sansa come candidato anti-Totti alle prossime regionali, candidato del centro-sinistra. Ma Definirla quadra credo che non sia il termine esatto. In realtà in campo per una sfida all'attuale governo della regione c'è da tempo il professor Massardo, che credo possa continuare in una sfida davvero innovativa e davvero, diciamo così, ricca di la contenuti. interrompo subito, quindi spaccate. Ma questa, secondo me, non spacca chi non ha riconosciuto nella figura di Aristide Massardo quella figura unitaria che poteva davvero raggruppare un'alleanza molto, molto importante e molto sfidante, ecco, che replicava un po', diciamo, l'ipotesi Conte, l'ipotesi governo nazionale. Massardo aveva queste caratteristiche, lo ha detto anche il capo politico del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi, che lo ha definito una persona che unisce. E si è preferito dividere. Mi faccio capire, quindi nasce un terzo polo intorno a Massardo? Ma il più che nascere un terzo polo, secondo me, ci sono tutte le condizioni per continuare con una sfida alla destra sovranista, dalla quale si sta sfidando una sinistra populista. Quindi, ma lei parla come Partito Socialista, Io però parlo come. avete anche dei compagni di cordata, Italia Viva, e Io altre. vado al di là del discorso Partito Socialista perché chiaramente sto seguendo, come ha detto, nel mio ruolo di responsabile enti locali, tutte le storie difficili e non semplici, ma anche molto sfidanti che interessano il partito nelle 6 regioni chiamate al voto con declinazioni diverse. E nella nostra regione c'era questa ipotesi di fare una grande coalizione che davvero abbracciasse tutti dal centro alla sinistra. L'interprete per il Partito Socialista, le condizioni erano che l'interprete di questa sfida fosse il professor Massardo, perché aveva tutte le caratteristiche, e ha ancora tutte le caratteristiche per rappresentare da un lato una sfida autorevole a un modello di governo che non condividiamo, proponendone un altro concreto, e dall'altro, diciamo, quella caratteristica di terzietà rispetto a tutte le forze politiche, perché non è di nessuno e quindi alla fine rappresenta tutti. E questo concetto nel passato il PD genovese ha preferito arroccarsi su una sfida interna, su una scelta interna che va sempre a pescare nei soliti posti, i quartieri della Genova bene, lontani dal popolo, lontani dalle esigenze concrete dei cittadini che sono tante, dai loro bisogni, per una conservazione di un potere che non c'è più e quindi in una visione, diciamo, poi alla fine, che questa secondo me è la cosa più preoccupante per la sinistra. Alla fine comunque questo, tra virgolette, gioco avvantaggia sicuramente il centrodestra, ma siete sicuri che Totti avesse bisogno anche di questo regalo in più? Ma la proposta di Totti è una proposta che noi non condividiamo. Io massimo rispetto istituzionale nei confronti di una persona, il presidente Totti, con cui ho avuto anche il piacere di collaborare ancora oggi come sindaco e in passato. Passato abbastanza recente come presidente della provincia, quindi c'è una stima e un rispetto istituzionale. Da un punto di vista politico, Totti si propone oggi, a distanza di 5 anni, con una coalizione ben diversa da quella di un tempo, perché non c'è più la Lega Nord, c'è la Lega Salvini che è un'altra roba, c'è un Fratelli d'Italia che è una forza molto più alta rispetto a prima, quindi diciamo l'impostazione sovranista di Totti non è condivisibile per un uomo di sinistra e riformista e per un partito come il Partito Socialista Italiano. Dall'altro lato c'è un'altra scelta, diciamo così, non scelta, perché si declina non tanto per la figura di Ferruccio Sansa, persona degnissima, stimato professionista, ma per quello che rappresenta la conservazione di un vecchio mondo, erede del vecchio Partito Comunista Genovese, che aveva una sua nobiltà, che oggi questa nobiltà l'ha, credo, purtroppo, mi spiace dirlo, completamente persa, non per colpa o responsabilità di Ferruccio Sansa, ma di tutto quel movimento che ci sta intorno. Questo PD che non ha saputo decidere, ha subito delle scelte altrui, non voleva Sansa, ha scelto Sansa. Mi sembra una questione molto Quindi contraddittoria. dovrete anche organizzarvi in provincia di Imperia a questo punto per presentare liste e candidati. Lei cosa farà, Natta?
Ma queste sono decisioni che poi prenderà il partito regionale col segretario Corrado Pedisano e tutta la segretaria è compatta fin dall'inizio su questa scelta sfidante del professor Massardo perché c'era sembrato e ci sembra ancora una persona in grado di interpretare dei progetti alternativi per la Liguria. Perché noi ai cittadini poi ci dicono sì, ma voi fate tutte queste parole, poi in concreto cosa fate? Allora, Toti l'ha già detto cosa vuol fare, secondo me la sua è una impostazione non sfidante per la Liguria, ha tanti limiti la gestione, poi la potremo declinare quando avremo più tempo, se avrete piacere, i limiti di questa gestione, della prospettiva di Toti. Dall'altro lato non c'è un progetto vero e proprio, non c'è un progetto vero e proprio perché al di là, ripeto, della figura, il PD tra l'altro non ha portato nessun contributo programmatico affidando il programma praticamente mani e piedi ai 5 Stelle, quindi un programma che ha una base per carità, ma che ovviamente deve essere poi interpretato in maniera concreta per rispondere ai bisogni della gente, perché la gente in questi giorni ci chiede cosa volete fare sulle infrastrutture, cosa volete fare sulla sanità, cosa volete fare sul lavoro, cosa volete fare sul turismo. Le risposte che dà Toti, secondo me, sono davanti agli occhi di tutti, sono inadeguate. Le risposte che danno questi altri, secondo me, proprio non ci sono. E quindi bisogna dare ai Liguri una prospettiva, una possibilità di scegliere, non tanto per una collocazione politica, scegliere un progetto, un programma, una visione di Liguria. Questa, secondo me, è un dovere politico per tutti i riformisti, per tutti i moderati, per tutti coloro che tendono a costruire un progetto per questa regione. Non c'è un progetto per la regione da tempo. Quindi il Partito Socialista chiama raccolta i moderati, un Partito Socialista che si è in questi anni abbastanza radicato in questa provincia con dei sindaci che magari vedremo anche prossimamente in campo per le elezioni regionali. Cosa Io sono dici? felice del fatto che ci siano quattro colleghi sindaci, mi ha incluso in questa provincia, da ultimo l'adesione del sindaco di Pigna, Roberto Trutalli, abbiamo una rappresentanza sia nel comune di Sanremo che nel comune di Imperia, è una realtà amministrativa, ma è forse anche segno di un lavoro che abbiamo fatto in questi anni, approfittando, tra virgolette, politicamente dell'assenza, diciamo, di una vera proposta riformista, perché insomma i partiti non è che si possono basare solo sulle sigle, devono anche poi a un certo punto dare dei contenuti. Io concordo con Calenda, l'ho sentito l'altro giorno quando ha detto la gente vota PD perché vota Berlinguer, ma Berlinguer non c'è più, a parte il fatto che secondo me è persona degnissima, ma la sua sfida su una sfida perdente e quindi anche un'icona che oggi viene richiamata addirittura da Salvini, ma nobilissima, persona degnissima, ma una sfida, la storia, insomma, la sua terza via non l'ha individuata. Oggi il PD vive di rendita su questo. Ci sono tante persone per bene nel Partito Democratico, tante persone che ci credono davvero. Credo che bisogna dare la possibilità anche a loro di trovare una nuova strada per la sinistra italiana. Bene, Nata, la ringraziamo per aver preso il caffè con noi, un caffè caldo, anche perché i temi sono caldi, non solo il clima. Grazie a voi per averci seguito, l'appuntamento è alla prossima.